Hai chiesto come ottenere sonorità ricche, piene di sfumature da una semplice progressione 2-5-1 in minore? In questa serie di 3 episodi ti mostrerò 3 modi creativi per rivoluzionare il tuo 2-5-1 in minore, soprattutto applicandolo direttamente a un brano. Quindi partiamo subito dalla tonalità di Mi minore, ok? In questo nostro primo accordo, giustamente noi dobbiamo iniziare a creare tensione e soprattutto un modo più profondo per creare una certa atmosfera in questo accordo. Quindi ascolta bene come questa struttura qui permette sì che tu abbia un suono molto più corposo, no? E quindi, guarda, ora che stiamo suonando qua la nona, la terza minore, l'undicesima e la settima, questo sì che è un altro tipo di sonorità per il tuo accordo minore. Seconda categoria che andremo a esplorare sarà il semidiminuito, per cui facciamo Fa diesis semidiminuito, visto che siamo abbastanza vicini, e lo suoniamo ancora qui, perché in questo modo possiamo giocare con un voicing che porta movimento alla nostra progressione, ok? Quindi, in poche parole, stiamo suonando fondamentale, bemolle 3, bemolle 5, bemolle 7, d'accordo? E infine, ora sì, partiamo con l'accordo di dominante, perché qui, ragazzi, possiamo creare letteralmente una tensione molto più interessante rispetto alla classica, ok, si maggiore tradizionale, anche solo con la settima. E a proposito di cose interessanti, se ti senti perso e non sai ancora come avanzare nel tuo percorso musicale, ricordati che manca poco alla Black Friday di Piano Pratico, il 28 di novembre. Sarà il momento perfetto per portare il tuo modo di suonare a un livello superiore, perché all'interno della nostra community di Piano Pratico ho creato lezioni dettagliate, percorsi guidati, con esercizi pratici, soprattutto con PDF interattivi per aiutarti a praticare questo esercizio qua al meglio, ok? E giustamente se fossi in te non mi farei sicuramente sfuggire questa occasione. Ora che abbiamo studiato la struttura di questi 3 accordi, abbiamo fatto Fa diesis semidiminuito e il Si alterato. Giustamente dobbiamo ascoltare come questi 3 accordi si possono collegare tra loro in modo più fluido e moderno. Visto che abbiamo questo pattern che ci suona la chitarra, lasciamoci ispirare dalla samba e suoniamo i voicings. Tra l'altro ti stai anche allenando ritmicamente, vedi? Quindi, come vedi qua, abbiamo solo un 2-5-1 semplice minore che stiamo creando una varietà di colori e sfumature usando i voicings avanzati. Intanto, anche per esercitarti, inizia a fare in questo modo. Prendi questi 3 accordi qui e inizia a praticarli subito. Quindi, in questo modo qua, aggiungi il tocco della samba, concentrati e fammi sapere qua sotto nei commenti come ti stai trovando, ok? Nell'episodio 2 ti prometto che faremo una variazione che porterà questo 2-5-1 minore ancora a un livello più alto, ok? Quindi ti aspetto al secondo episodio.